questione che non si può fare. Come vedete abbiamo i paramenti color rosa che siamo entrati nel tempo di preparazione alla Pasqua. Si vede in termini più popolari che siamo nel tempo di Carnevale. Questo è il domenica 7°, poi c'è il 6°, poi con questo è il 4°. Carnevale, questa parola dice la nostra mentalità, la nostra cultura, che è un tempo in cui bisogna divertirsi di più del solito. E infatti quello che la società nostra ci propone continuamente sono divertimenti di tutti i tipi, di tutte le dimensioni, di tutti i prezzi, divertirsi. Cosa vuol dire divertirsi, secondo l'accezione comune? Divertirsi vuol dire distrarsi. Distrarsi da quello che ci preoccupa, ci rattrista, che ci fa preoccupare tristi, e pensare a cose belle, piacevoli. Musica, ballerini, la medicina. Ma noi cristiani, allora, in quale carnevale, cosa dobbiamo fare? Accettare di divertirci come tutti, perché siamo in questa società, oppure c'è qualcosa di diverso che a noi viene proposto. Ecco, a noi è chiesto un'altra cosa, di essere contenti, di essere lieti, non di distrarci. Perché se noi siamo qui questa mattina non è per distrarci dalla vita, ma per capire che cos'è questa vita, che senso ha. Il lavoro, la fatica, il dolore, la morte, che cosa è tutto questo? Distrarsi va bene, si può distrarsi in tanti modi, ma poi alla fine dovete fare i conti con la realtà. E la realtà è questa. Allora noi cristiani abbiamo un'altra ragione di essere lieti, perché noi celebriamo una festa che non ha confini, che non ha restrizioni, che non ha tempi stretti, che non ha prezzo. Noi celebriamo ogni domenica la Pasqua cristiana. Ogni domenica è la Pasqua cristiana. Pasqua cosa vuol dire? Vuol dire che quello sporraico con cui il demonio ci tiene sotto, guarda che devi morire, guarda che stai male, guarda che non sai cosa ti capiterà. No, se vogliamo Gesù, anche lui è capitato tutto questo, ma lui è risolto. E ha detto, io voglio che voi siate dove sono io. Bella impresa per noi sacerdoti di poter dire questa convinzione e comunicarla a voi in modo che usciate dalla messa lieti, non distratti, ma lieti perché la vita che viviamo ha un senso, un grande e bello senso. Ma se non fosse così, che cosa sono le parole che ci diciamo? Chiedevo prima a Nicolò, dico, ma tu non sei informato? E dice, io sono abbonato a un'agenzia che mi dà le notizie in tempo reale. Ma dico, questa agenzia è affidabile? Dice che i giornali prendono notizie, ma dico, ma non è affidabile? Perché per esempio dico, non parlo di quello che stavo facendo questa mattina. E no, non parlo della messa, voglio parlare della messa. Allora noi di che cosa ci affidiamo? Ecco, noi abbiamo letto delle parole e qui abbiamo concluso parola del Signore, verbum domini. Questa sì che è un'agenzia affidabile. Allora il nostro sforzo è quello di uscire dal modo con cui dice quello lì, si dice il ventacolato, si dice informato. Ma informato su che cosa? Sul senso della mia vita, ma nessuno me lo dice questo. Invece, quando apriamo il Vangelo, si parla di questo. E ci tiro fuori da quel clima di disperazione in cui noi siamo tentati di cadere, quando vediamo che si muore tutti, chiamiamo il Dio dell'altro, il giorno e letto. Invece no, diciamo, guarda che la nostra vita invece è assorbita da Cristo e salvo. Nella prima lettura che abbiamo sentito la lettera di San Paolo, San Paolo dice, guardate che la vita dice come una corsa, in cui tutti quanti corrono, dice, ma uno solo vince, tutti gli altri non vincono. Che cos'è questa corsa? Noi vediamo che tutti quanti corrono, ma corrono per che cosa? È perché cercano un po' di felicità, un po' di distrazione,
riesci proprio a trovare, dice, verità, per Dio, dice, prego, chi trova la verità? Perché se tutti corrono, ma nessuno riesce a trovare la ragione per cui corre, allora poveretti corrono di niente. Invece dice San Paolo, guardate, voi dovete correre invece perché c'è un premio che vi aspetta. E voi dovete prendere un premio. Dovete prendere i soldi, dovete da prendere e tutto il resto diventa fumo, non fa più senso niente. Va bene, se noi siamo d'accordo che è così, perché dobbiamo prendere quel premio. Allora San Paolo ci avverte, dice, guarda però che quelli che corrono nello stadio, dice, non è che corrono così per sport, per fare footing, corrono allenandosi, mangiando il giusto, non sprecando energie inutilmente, scegliendo come comportarsi, non per essere capaci di vincere la corsa. Così dice Dio, nella mia vita faccio dello sport, in senso spirituale, e faccio anche della boxe, e dice, per i pugni di donne, no, all'aria, ma cerco di prendere l'avversario per abbattere e vincere. Così dice anche noi. Proviamo a applicare alla nostra vita questa immagine un po' tirata, se volete, ma centrico quello che San Paolo dice. Noi siamo convinti che bisogna cercare di prendere un premio, cioè di trovare il senso della vita, quel senso che non delude, che è permanente, che non fallisce mai. Sì, sappiamo questo, lo diciamo nel credo, lo vediamo fra poco, e ha un nome. Gesù Cristo, Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato, morto e risorto per noi. Questo è il premio. E allora la domanda che ci facciamo, ma io che sono cristiano, cosa so di Cristo? L'ho incontrato, come l'ho visto, come lo vivo, che cos'è per la mia vita? E qui allora c'è tutto un lavoro che dobbiamo cercare di fare perché avvenga per noi che abbiamo la gioia di aver vinto. Semplicemente quelle scene si vedono in televisione quando una squadra fa gol, si abbracciano, si baciano, fanno i salti mortali. Ma perché? Perché il pallone è entrato nella porta. No, abbiamo vinto. Noi dovremmo continuamente esplodere questa gioia perché abbiamo vinto. E noi non ancora che vinciamo, perché ha vinto lui per noi. E ci regala in sé in modo tale che la sua vittoria è vita nostra. Però perché i diritti nostri dobbiamo non distrarci, non seguire le mode che dicono così, già si vede una volta sola. No, ma perché seguire? Ecco, questa è la domanda, perché seguire? Perché questa domanda, gli animali non se la pongono, vivono secondo le leggi della natura e poi si riproducono a noi. Ma noi non possiamo, perché noi, se tu anche passi un tempo in cui non ci pensi, poi a un certo punto quella domanda ne viene fuori e cerchi la risposta, allora non puoi distrarti sempre, perché a un certo punto sei davanti a un muro che devi attraversare e trovare che cosa è importante. Noi cristiani abbiamo un principio di fede, abbiamo questa situazione e siamo chiamati a vivere in modo tale che anche attorno a noi la gente si accorga. Ieri mattina, uscendo dalla chiesa, ho incontrato delle persone di una via e parlavano, sempre che dicono, e anche Gesù faceva così con la Samaria, con la Maddalena. Io mi sono fermato e dico, ma cosa volete dire che Gesù faceva questo con la Maddalena? Dice, Gesù faceva tutto quello che fanno le donne. Ho capito che loro stavano parlando di Gesù dentro quella stupidaggine tremenda. Gesù aveva un amante, ci dice che questa cosa è una fissione che vogliamo andare via. Ma dico, ma allora, ho capito che se non parlavano male di Cristo, della Chiesa, dei preti, quindi no. E ho tentato anche così di parlare con loro, ma sono voi, Dio c'è o non c'è? E il Signore dice, io ci credo, ma lui c'è o non c'è? Perché se già c'è per tutti, insomma, già non c'è per nessuno, se che tu creda, se che tutto non creda. Già lui dice, vedo che c'erano a noi appoggiati al mondo, davanti a un oggetto così, uno pensa subito che quello lì
c'è stato un ingegnere che l'ha progettato, un meccanico che l'ha costruita, è semplice questa qua. Quando noi vediamo che l'universo ha un suo ordine, non dice c'è l'ordinatore, ecco io, questa è. Ma chi è che vive questo pensiero? Che noi tutti siamo dentro un progetto realizzato da un ordinatore, da un creatore. Pensiamo così, che servono le risposte della scienza, che ha fatto avanzamenti tremendi nel conoscenza della natura. Ma questo diventa per noi una barriera per impedirci di riconoscere che un fiore che sboccia a partire da un lago, una margheritina che è sbocciata nel giardino della casa del Leo, quello lì è un segno che un meccanismo meraviglioso del creatore me lo fa vedere e sbocciare lì, in silenzio. E se dico che lì la margheritina è una cosa di cultura, ma quell'evento lì mi fa vedere che il suo fiore è sbocciato, è un miracolo. Cioè è l'apparire della potenza di Dio dentro un fenomeno naturale. Chi è che nel mondo di oggi fa questo ragionamento? Eppure è l'unico ragionamento che dice Dio c'è. C'è perché ci sono Dio, c'è Lui, c'è la creazione. Basta, allora chiediamo al Signore, c'è da spiegare che il Vangelo non ho detto abbastanza. Allora chiediamo al Signore che ci dia il coraggio di essere controcorrente, cioè di non distrarci. Distrarci è una volta per il termine di pensieri leggeri, però di non perdere quello fondamentale, quello del senso della nostra